Allora, visto questo aumento del melanoma, a Siena, dai tempi del professor Andreazzi, ci siamo concentrati sulla diagnosi precoce del melanoma. E vi volevo, faccio adesso un overview, anche questa cercherò di farla veloce facendo considerazioni più, tra virgolette, politiche poi che scientifiche, per quello che riguarda cosa riusciamo a fare e cosa abbiamo fatto rispetto agli anni 70-80, perché noi non ci rendiamo conto delle volte di che cosa è cambiato da quando noi eravamo ragazzi, ma io e Antonio abbiamo visto i primi computer quando avevamo già 20-25 anni, cioè il primo computer che io ho visto in clinica è quello che fa le tre dimissioni in vita mia, e quindi cioè, la veramente la fotografia, no? Ti ricordi quando si portava le diapositive dal Benni, che poi il professore Andreazzi dice questa mi piace poco, ti toccava riprendere le diapositive dal Benni, rifare l'altra cosa, no, ora digitale non mi piace, butto via, scarto, ma la foto digitale. Allora, su tre cose ho concentrato questa chiacchierata, che è la fotografia digitale per quello che riguarda il melanoma, della diagnosi del melanoma, la dermatoscopia e l'analisi dermoscopica digitale, quella che i pazienti conoscono come la mappatura dei nei, la famosa e terribile mappatura dei nei. Allora, noi non ci rendiamo conto, come ho detto prima, che rivoluzione è stata la foto digitale nella dermatologia, cioè avere la possibilità di acquisire in mezzo secondo le immagini di tantissime lesioni e comunque seguire i pazienti facendo le fotografie, noi facevamo le fotografie col professor Andreazzi, cliniche, dei nei col metro accanto, questo ha migliorato la nostra capacità diagnostica, passando da un 60-70% a valori, diciamo, veramente molto molto più alti, soprattutto per quello che riguarda la specificità. Ci sono dei criteri base per fare foto bene cliniche, che sono la standardizzazione dell'immagine, cioè l'immagine deve essere ripresa più o meno sempre dalla stessa distanza, deve essere ripresa orizzontale, ci sono lavori scientifici che trattano di questo, insomma, eventualmente leggete, una buona qualità delle fotografie e, molto importante, la possibilità di gestirle, perché io penso che una persona come il dottor Borgognoni abbia da parte, non lo so, 10.000 foto, 20.000 foto, dove le teniamo queste foto? Non glielo domando, perché poi lui lo domanda a me e io gli devo rispondere uguale. Le teniamo dove? Nei computer, nelle cartelle dei computer, nome, cognome, data. Se ci entrano addosso, ci levano anche le mutande, cioè ci vorrebbero e bisognerebbe che qui io, come consiglio direttivo della Cinemas, mi sto occupando ora di trovare, di mettere in atto, di avere un software che valga per tutti i dermatologi italiani, le cliniche, che abbiano la possibilità di fare uno store delle fotografie in maniera legale e in maniera ottimale, perché poi devi andare a trovare una fotografia, dove l'ho fatta, chi l'ho fatta, dove l'ho messa, in quale computer l'ho messa. No, questo non può andare bene quando si parla di pazienti e di malattie. Oltre a questo, la fotografia è un po' se veramente la devi fare standardizzata e fatta bene, è un po' time consuming, cioè ci vuole tempo per fotografare un paziente, non è una cosa che comunque si fa in 3 secondi. Il secondo step, un'altra cosa che mi sono scordato, che è molto importante: voi non avete idea di quanto culturalmente, che salto di qualità è stato quello di poter rivedere le immagini di lesioni dopo la diagnosi, no? Cosa vuol dire levare quel melanoma a quella ragazzina, poi avere la immagine, la dermatoscopia, e andarsela a rivedere quando hai saputo che è un melanoma. Lì impari, perché lì cominci a vedere che ci sono le transverse lighter band, impari a vedere che ci sono le crisalidi, e è possibile che la prossima volta non ti frega, no? Quindi questo è stato veramente una cosa importante. La dermatoscopia, lo dico per i pazienti che sono venuti qui gentilmente a sentirci, è uno strumento, una lente con un olio che rende la cute trasparente, dove ti appoggi l'occhio e fai un tuffo dentro a una lesione cutanea. Fai un tuffo e ti si apre un mondo, quindi una tecnica facilissima, ma poi quando ti si apre questo mondo ti fa tremare i ginocchi, perché a quel punto non è più facilissima, perché si vedono un sacco di strutture, un sacco di cose che o le conosci o è la cultura, oppure la diagnosi non la fai, anzi ti peggiori, meglio che non la usi. Se la sai fare, vedete, questo è il primo lavoro del 97 addirittura di Rieger,
la diagnosi aumenta dal 60% all'80%, cioè è un salto che non lo so quale strumento in medicina ha fatto fare un salto per quello che riguarda l'accuratezza diagnostica così alto come la dermatoscopia in ambito dermatologico. È complicata, come vi dicevo, ci sono diverse modalità con cui si approcciano le lesioni, c'è la pattern analysis, cioè guardare una lesione e comunque fare un'analisi non troppo matematica, c'è l'ABCD rule, la 7-point checklist e così via. E purtroppo la qualità, proprio siccome è molto complicata, è un'analisi qualitativa, alcuni gruppi di studio come noi a Siena si sono messi a cercare di standardizzare, cioè di rendere in numero quello che oggi noi valutiamo se c'è o non c'è. Reticolo atipico, sì o no? Poter avere un numero che dice 14 indubbiamente ci aiuterebbe tantissimo. E per questo, vado avanti per non perdere tempo, ecco, questo dicevo della dermatoscopia. Questa era una lesione che il professor Andreassi tolse, fece un'exeresi, no? Era una teratosi seborroica del dorso, però è una lesione che clinicamente era veramente impressionante, una signora giovane. Anche parlando di dermatoscopia, no? Perché noi si pensa sempre al melanoma, la diagnosi fine, l'evo atipico, melanoma superficiale, ma ragazzi, queste sono lesioni che un maestro come il professore levò col bisturi. Oggi come oggi, un ragazzino mio del primo anno, del professor Fimiani del primo anno, guarda questa immagine, vede le pseudocisti, vede i globuli grigi monomorfi alla sinistra e dice: no, fermo professore, non levi niente, questa è una cheratosi seborroica. Ma una volta queste venivano levate, come una volta forse nei di questo genere venivano tolti. Oggi come oggi, pattern Starburst in dermatoscopia, in un secondo uno ti dice che questo è un evo di Ridder, quindi non è da togliere in un bambino, no? Oppure una lesione del genere, cuoio capelluto, cheratosi attinica, lentigo maligna, lesioni del volto, del cuoio capelluto, sapete, ci mettono sempre alla prova, no? Anche i più esperti purtroppo mettono sempre alla prova. Uno fa la dermatoscopia, vede le foglie d'acero, dice vabbè, è un'epidemia cellulare, insomma, e uno poi approccerà in maniera giusta la chirurgia. Ecco la differenza fra noi e stavo per dire chirurghi plastici, però poi mi sono tratto di non lui, altri chirurghi plastici, dicevo, ci sono poi questi algoritmi diagnostici come l'ABCD rule e il 7-point che possono aiutare nell'essere un po' più oggettivi. E in ultima analisi, ecco gli strumenti per l'analisi dermoscopica digitale, cioè siccome la dermatoscopia è complicata, alcuni gruppi hanno provato a rendere oggettivo la diagnosi, cioè quei parametri che voi vedevi, gli algoritmi, no? le varie foglie ad acero, la radial streaming, abbiamo tentato di renderle oggettive, numeriche, ci siamo riusciti, non vado oltre perché secondo me forse è meglio se dico due concetti importanti di questo. Ricordatevi una cosa, che l'analisi d'immagine, cioè la mappatura dei nei, è una cosa importantissima, ma importante in alcune situazioni, non è da fare sempre, non è da fare nei bambini. I bambini non devono essere visti con l'analisi dermoscopica digitale ogni 6 mesi, perché i bambini il melanoma non lo fanno rarissimamente, tanto è raro quanto il tumore della mammella nelle bambine. Allora se gli facciamo la mappatura, gli facciamo anche la mammografia e facciamo anche l'ecografia prostatica ai bambini, o si fa prevenzione o non si fa, cioè noi non ci possiamo permettere di seguire i bambini ogni 3 mesi, la società non può farlo, non ha senso. E non solo, cioè, poi è anche una presa di giro, perché i nei, i bambini, come tutti voi sapete, cambiano, quindi cosa mappate? Una cosa che sapete già che cambia all'inizio. È importante guardare la cultura, vedere una volta il bambino, vedere una bene di spinze, insomma, e tutto quello che ne concerne. La mappatura, ricordatevi un'altra cosa sempre, è una sconfitta, perché il neo è neo e solo raramente il melanoma viene da un neo, quindi se mappi un neo sbagli, se mappi un melanoma sbagli al cubo. Ci sono solamente alcune situazioni in cui noi abbiamo bisogno di un aiuto, perché non siamo in grado di capire se quella lesione è un neo atipico o un melanoma precoce. Ecco lì che il follow up breve o meno breve ci fa vedere che il melanoma cambia in un certo modo e il neo no. Ok, basta così, ho già parlato anche troppo.